Buon pomeriggio, buon pranzo e buon fine settimana a tutti, cari amici, in questo sabato 19 settembre 2020. Siamo quasi alle ore 13:30, comunque all'ora di pranzo. Bene, a parte, come ho detto già nel video di ieri, di uno dei due anticipi che si è disputato concretamente il campionato primavera Serie A1 2021 di calcio maschile, che aveva visto ieri la vittoria della Roma in casa dell'Ascoli per 3-2. Invece era stata rinviata, credo, Fiorentina-Bologna, una cosa di questo tipo. Ma oggi, turno del sabato, si è aperto con Cagliari-Milan, gara vinta dal Milan. Non ho potuto vedere la partita su Sport Italia, ma che insomma è stata una mattinata abbastanza impegnativa. Comunque, i rossoneri hanno avuto la meglio, seppur per un solo gol, arrivato da Di Gesu al 50° del secondo tempo. Quindi si può dire che, ripeto, non posso dare un pensiero, un giudizio, perché non ho visto la gara e non ho dati statistici alla mano, ma presumo che comunque il Cagliari abbia giocato sulla stessa linea d'onda del Milan, quindi alla fine, già dal punteggio si capisce che è stato un massimo equilibrio. Quindi, ci tengo a dire che poi dopo questo video ne arriveranno almeno altri due, ovvero, ce ne sarà un altro dedicato al basket Lega Supercoppa, che domani culminerà nella finale. E poi come terzo video, che chiuderà credo almeno questa parte di giornata su YouTube, poi vediamo pomeriggio sera di fare un altro altri due video. Il terzo video di questa parte della giornata sarà dedicato al wrestling con la card che si la card dell'evento speciale Pay Per View Clash of Champions del 27 settembre, quindi tra 8 giorni ci siamo, manca poco, e si arricchisce sempre di più e prende sempre più forma. Quindi, ridando la linea allo studio, tra virgolette, ribadiamo. Nel secondo giorno della prima giornata del campionato maschile di calcio Serie A1 Primavera 2021, il Milan, seppur di un solo gol, vince sul campo del Cagliari grazie ad una rete di Di Gesu al 50°. Grazie a tutti, ci vediamo dopo la pubblicazione di questo video e di nuovo buon fine settimana a tutti. Alla prossima, amigos. Ciao!